Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo nell'aula scolastica. Questa effettivamente era un'aula scolastica per i piccoli fratini del collegio che era presente qui a San Giovanni Rotondo quando giunse Padre Pio. Era il direttore dei piccoli ragazzi, un collegio che aprì intorno al 1910, quando si aprì anche questo convento dopo la soppressione nel 1909. Oggi per raccontarvi quello che è accaduto proprio credo in questi corridoi accanto alla cella numero 1, perché c'era un insigne benefattore dei frati, in modo particolare della chiesa del convento di Pietrelcina, che abitava in America. E infatti padre Alberto D'Apolito nel suo libro lo indica solo con le iniziali. E quando padre Pio lo vide, non solo non lo ringraziò perché era un benefattore, ma lo mandò via bruscamente, senza farsi neanche avvicinare. Lui insisteva per farsi riconoscere, forse non lo aveva riconosciuto, ma padre Pio lo aveva riconosciuto. E poi poche parole: vattene via, non ti conosco. Pensate un po'. Mortificato, contristato, questa persona va ad incontrare padre Alberto D'Apolito, che ci racconta il fatto, nel convento di San Severo, dove padre Alberto era guardiano. Con insistenza però poi questa persona gli chiese di riportarlo da padre Pio, quindi di risalire, sostenendo di non essere stato riconosciuto. Non potendo rifiutarmi, andiamo sul racconto di padre Alberto, perché aveva contribuito ai lavori della chiesa del convento di Pietrelcina quando ero superiore, allora lo accontentai, ma a malincuore. Nella macchina, mentre salivamo, cercai di conoscere un po' di più la sua vita, cercai di fargli delle domande, allora mi resi conto che qual era il problema. Lui aveva una relazione amorosa con una giovane donna, tradiva la consorte con una certa frequenza. Allora gli feci capire il motivo per cui padre Pio non lo aveva ricevuto e gli dissi che padre Pio aveva il dono dell'ascoltazione dei cuori, quindi conosceva la sua relazione peccaminosa. Poi aggiunsi: vedrai ora che ci incontrerà, ci caccerà tutti e due. Infatti, racconta padre Alberto, giunti a San Giovanni Rotondo salimmo al convento, eravamo nel corridoio ad attenderlo che uscisse dalla sua camera. Appena ci vide, si è andato a chiamare l'avvocato, andate via tutti e due. Io ero preparato a questo brusco incontro, racconta padre Alberto, senza baciargli neppure la mano presi immediatamente la via d'uscita senza dire neanche una parola, seguito poi dal povero amico addolorato, confuso. Quando fummo nel piazzale, lui cominciò a piangere. Cercai di confortarlo esortandolo a fare una buona confessione da un altro sacerdote, poi che mi disse che si sarebbe recato nei giorni successivi sia ad Assisi che a Padova, gli consigliai allora di confessarsi in questi due santuari e poi di ritornare qui a San Giovanni Rotondo prima di riprendere il viaggio per gli Stati Uniti. Infatti fece proprio così. Non ebbe però il coraggio di andare da solo a San Giovanni Rotondo, allora volle essere accompagnato da me. Padre Pio era seduto sulla veranda, quindi era in veranda. Entrammo, ci guardò, non disse nulla. Dopo avergli baciato la mano, allora gli presentai l'amico come un insigne benefattore delle opere della chiesa del convento di Pietrelcina. Padre Pio, come se nulla fosse accaduto precedentemente, lo ringraziò, lo abbracciò, gli rivolse anche alcune domande, gli posò le mani sul capo, lo benedisse e gli assicurò di pregare per lui, per la sua famiglia. E poi, nel congedarlo, disse testuali parole: ora che torni in America, fai il buon cristiano, hai capito? Ritornato in America, dopo un anno, gli scrisse una lettera a padre Alberto, pregandogli di interrogare padre Pio se poteva di nuovo venire a San Giovanni Rotondo. Padre Pio rispose: no, non lo voglio vedere. Seppi poi da sua figlia, che era venuta in Italia per una gita, che il padre aveva di nuovo ripreso questa relazione.
causa discordia in famiglia. Padre Pio era già a conoscenza della vita riprovevole di quest'uomo. Di certo pregava, soffriva per lui. Allora io gli scrissi una lettera di saluti e di consigli. Dopo parecchi mesi mi rispose che tutto era finito e lui era ritornato definitivamente a Dio, alla pace della famiglia. Padre Pio mi fece scrivere che poteva venire a San Giovanni Rotondo. Così ebbe la gioia di avvicinare ancora una volta Padre Pio e di ricevere la sua benedizione per sé e per la sua famiglia prima che Padre Pio lasciasse questo mondo. Di questi episodi ce ne sono a migliaia, racconta Padre Alberto. Bastava incontrarsi con Padre Pio, ascoltare la sua voce, il suo richiamo, il suo rabbuffo, raccomandarsi alle sue preghiere per liberarsi dall'impurità.